Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video della recensione della MXK della Logitech, una super tastiera che hanno recensito in diverse realtà, che in teoria andrebbe accoppiata per avere la massima efficienza con un mouse, l'MX Master 3, che non ho, in realtà io ho il 2 se non sbaglio. Dov'è? Eccolo qua. Io ho questo, che è l'MX Master, che non è la terza versione. Tra l'altro questa, se non sbaglio, è la versione che uscì Amazon personalizzata, se non ricordo male. Questa tastiera ha un costo attuale, perché io ho visto diversi video dove parlavano di circa 100-110, infatti era consigliata anche se veniva trovata a 70. In realtà io ho visto il costo di questa tastiera e su Amazon il costo più basso tutto è di 170 euro, quindi partiamo da un prezzo molto alto. È una tastiera molto particolare, intanto ora la vado ad aprire e ve la faccio vedere. Ok, al suo interno, all'interno della scatola c'è anche tutta una figura dove, diciamo, spiega alcune funzioni, alcune particolarità che la andrò a spiegare. Al suo interno abbiamo ovviamente anche la USB per il wireless, e sotto non abbiamo niente, quindi abbiamo tutto all'apertura della tastiera. Allora, è una tastiera che non è leggerissima, anzi tutt'altro, è bella pesante. Mettiamo un attimino via lo scatolo. Ok, è una tastiera molto pesante, molto particolare, è in tutta in plastica, ma probabilmente, come stavo detto anche in altre recensioni, all'interno ci sarà qualcosa di alluminio, perché è molto, veramente molto pesante. È una tastiera che dietro ha 6 membrane, quindi 3 di sopra e 3 di sotto, che la rendono molto stabile. Non ha i classici piedini per essere rialzata. Ha una luminosità molto particolare che ora vi spiegherò. Il tasto, nella parte superiore, il tasto di accensione è una porta USB-C. È una tastiera che ricorda, almeno appena l'ho vista, la tastiera del mio MacBook. Io ho un MacBook Air e me la ricorda tantissimo, non solo perché ci sono anche i tasti con scritto sia CMD, cioè tasto Command nel Mac, sia il tasto per esempio Alt che nel Windows, quindi questa tastiera è adattabile a entrambe le tipologie, ecco, di computer. Ma perché i tasti sono... è una tastiera intanto a membrana, ovviamente non è meccanica eccetera, molto silenziosa, molto comoda. I tasti sono praticamente tutti lisci, perlomeno quelli di funzione o la barra spaziatrice, ma quelli che sono i tasti tipo numerici o i tasti delle lettere, quindi della scrittura, hanno un... diciamo una parte concava dove si adagia il dito, quindi il polpastrello, e dà una sensazione particolare. In realtà a me questa cosa non stupisce, non crea niente di particolare. Perché? Perché nelle tastiere da gaming, io uso una tastiera meccanica da gaming, ci sono quei tasti che nel gaming sono fondamentali, praticamente il tasto barra spaziatrice WASD, quindi WASD, che sono con delle particolarità, diciamo così, in modo da essere subito ben sensibili, in modo tale che il giocatore sa subito i tasti sono lì e cosa deve schiacciare. Quindi a me questa particolarità di questa parte concava, che dà comunque un qualcosa di particolare al tasto, non mi meraviglia più di tanto. La tastiera è senza dubbio molto comoda, i tasti non sono per niente stretti rispetto ad altre tastiere per la scrittura, anzi sono messi in maniera abbastanza simile a quella di una tastiera meccanica, quindi i tasti sono posizionati bene. Inoltre questa tastiera, una volta abbinata, ha diverse funzionalità. Nella parte superiore, proprio come succedeva nel Mac, ci sono i tasti per la regolare luminosità dello schermo, altre funzioni come le funzioni multimediali del play, pausa eccetera eccetera, i tasti del volume eccetera. Ci sono anche 3 tasti, che sono i 3 tasti come nei mouse alla fine MX, che sono praticamente i 3 computer o tablet che potete abbinare, quindi tramite un semplice switch andare poi a
semplicemente a passare da un dispositivo a un altro. Questa è sicuramente comoda, ma è una tastiera, ripeto, molto pesante, quindi una volta non è una tastiera che comunque puoi portarti in giro, almeno perché la pesantezza la senti, quindi non è comunque una tastiera da tenere per esempio così e lavorarci, perché comunque la pesantezza la senti. È una tastiera che va appoggiata. Inoltre, una volta appoggiata non si muove, piuttosto crolla la scrivania, ma la tastiera vi posso dire che non si muove, anche senza tappetino. Quindi è una tastiera molto solida. Ci sono varie funzioni, c'è addirittura anche il tasto per la calcolatrice direttamente, per attivare direttamente la fotocamera se abbiamo una webcam. Ci sono tasti che comunque possono essere programmabili tramite il software di Logitech, quindi comunque è una tastiera molto particolare. Non è una tastiera assolutamente per tutti, perché non solo per il costo ma anche per le funzionalità che alla fine non servono a tutti. Cioè è una tastiera proprio che può essere utile a chi ha più magari postazioni, quindi che posso dire editing eccetera, quindi a chi edita o a chi ha più computer. È una postazione a cui una tastiera, scusami, per chi scrive molto. Non è solamente una tastiera per chi gioca, ecco, non è adatta a questo. Parlando di particolarità, c'è la particolarità della retroilluminazione, che è molto particolare, che si attiva nel momento in cui sente il sensore di prossimità, in sostanza rileva la vicinanza delle mani e l'illuminazione si attiva. È una luminosità che potete regolare anche voi, ma che in realtà si regola calcolando la luce che c'è nell'ambiente, quindi se c'è poca luce fa più luce, se c'è troppa fa di meno, come succede adesso praticamente negli smartphone. E quindi ha sicuramente delle particolarità notevoli. La batteria non dura tantissimo, circa 10 giorni con la retroilluminazione, ma io non credo che ci sia ancora qualcuno che utilizza tastiera senza retroilluminazione, perché si perde molto e quindi comunque ci vuole una ricarica, diciamo, di una volta circa a settimana, una volta ogni 10 giorni. Queste sono più o meno le durate, ma tramite il cavo USB-C la ricarica è molto veloce. Al suo interno però, io controllo meglio, c'è ovviamente il cavo. Ok, ve lo faccio vedere. Ok, cioè abbiamo un cavo di ricarica USB-C da un lato e USB dall'altro. Quindi comunque si garantisce una ricarica, ripeto, veloce. Dovrebbe funzionare anche tramite cavo USB-C in realtà, quindi non so per quale motivo è stato messo probabilmente me lo sono spiegato in questo momento, in realtà probabilmente per avere una compatibilità maggiore con tutti i dispositivi è stato messo un USB, che in realtà in teoria, a parte i portatili Mac, chiunque ha una porta USB, quindi hanno pensato anche questa una compatibilità totale, anche con io credo anche con il power bank alla fine, perché è più probabile che ci sia un power bank con una porta USB piuttosto che una porta USB-C. Quindi in questo caso complimenti a Logitech anche per aver pensato a tutto questo. Al suo interno abbiamo un foglietto che ci spiega che praticamente rimuovendo la parte di dietro si può rimuovere la batteria, ma non è una cosa che ci interessa. Abbinarla è facile, ovviamente ci sono, oltre ad esserci la spiegazione come vi ho fatto vedere prima nella scatola, si può tranquillamente abbinare con i tasti funzione presenti qui, quindi è semplicemente un abbinamento tramite il Bluetooth. Tutto qui. Questa tastiera è tanta roba, è bella, potrebbe anche andare a sostituire la mia meccanica, perché appunto che per esempio io non è che gioco molto con le periferiche, magari tendo di più, tranne alcuni giochi, tendo di più a giocare con il pad, però questa non la prenderei per il costo, perché onestamente una tastiera che ha tutte delle funzioni bellissime, perché a me questa tastiera piace tanto, anche il fatto che è pesante è indubbiamente spettacolare, il fatto che sia wireless, chi mi segue da tanto sa che io preferisco avere qualsiasi tipologia di periferica wireless, le cuffie eccetera, nonostante a volte debba usare per forza delle periferiche con magari il cavo, perché in determinati momenti funzionano meglio rispetto ad altre, quindi dipende anche dalla tipologia di lavoro o di gioco che si va a svolgere. Però
questa tastiera al costo attuale, che è di 175 euro, io non la comprerei mai. Sono sincero, perché nonostante abbia, ripeto, tutte queste grandissime funzioni, e vedete solo alcune, ma in realtà si possono anche programmare i tasti per altre funzioni tramite il software apposito, non le andrei mai a spendere sinceramente questi soldi. Ripeto, può essere che, vedendo altri video, che in realtà il prezzo tuttora deciso su Amazon è un prezzo enorme, sbagliato, e non sia il prezzo effettivo, perché vedendo altri video parlavano di un costo di intorno ai 111 euro, mi pare, 70 euro, una roba del genere. Quindi a quel prezzo ovviamente la comprerei ad occhi chiusi, andare a spendere 175 mi sembra eccessivo. Ovviamente ragazzi, è importantissimo per tutti, perché lo so che se non me lo chiederete nei commenti, la retroilluminazione è bianca, non è RGB, non è niente di tutto questo, non è una tastiera da gaming, quindi non è questo è il caso. Per il resto è pienamente promossa. Non ha i piedini dietro per rialzare la tastiera, ma è rialzata di suo, ma devo dire che sinceramente mi trovo benissimo, cioè non sento la mancanza di regolarla oltre, perché come altezza mi trovo bene, dà la giusta inclinazione a mio avviso. Poi, se non sbaglio, sul sito Logitech c'è anche in vendita un poggiapolsi, perché si tende, questo tipo di tastiera si tende molto a poggiare i polsi in determinato modo. Devo dire che io recensii una tastiera Logitech con un poggiapolsi, fu una delle prime recensioni che feci, e mi innamorai di quella tastiera, perché i poggiapolsi di Logitech sono solitamente imbottiti, quindi non sono il pezzo di plastica, ma c'hanno proprio un'imbottitura, che sono veramente comodi. Quindi comunque andrebbe da abbinare. Diciamo che il kit completo sarebbe questa tastiera più l'MX Master 3, che a sua volta si abbina meglio a questa tipologia di tastiera, che ripeto può essere tranquillamente utilizzata con in vari dispositivi, anche semplicemente spostandosi da un dispositivo all'altro, una volta che ovviamente è stato memorizzato, cosa che avviene tramite appunto il Master, l'MX Master. Quindi comunque c'è una compatibilità totale con quel mouse. Questo ovviamente da un lato fa anche lievitare la spesa, però bisogna tenere conto in questo caso del tipo di setup che si va a utilizzare, cioè del tipo di quello che voi andate a fare alla fine con la tastiera. Ringrazio ovviamente Logitech per avermi dato l'opportunità di recensire questa tastiera, l'hanno fatta provare, mi sono trovato molto bene. Peccato, ripeto, per il prezzo, ma può essere che sia... Io metterò comunque in descrizione il link del prezzo più basso che riesco a trovare. Vi metterò anche il sito di Logitech, magari lì è addirittura più basso. Ma se il prezzo effettivamente, quando voi andate a guardare questo video, perché come sapete i prezzi variano, è sempre quello, cioè quello da 175 euro, io ripeto che io personalmente non li spenderei, ecco. Per il resto mi sento di promuoverla al 100% questa tastiera. Per questo video è tutto, io ringrazio tantissimo Logitech, ringrazio a voi per aver visto questo video e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. In descrizione trovate ovviamente tutti i link.